tra gli anfratti e i cunicoli di alcune antiche grotte d'Europa, si stagliano, fiere ed immense, strane figure dipinte in un passato remoto. Echi da un tempo perduto, in cui bestie di immane potenza popolavano i sogni dei nostri antenati. Fra tutte queste creature, però, soltanto una domina per grandezza su tutte le altre. Una creatura dalle corna enormi, il cui forte muggito riecheggia ancora nelle memorie del folklore europeo, tra i boschi dove questo grande erbivoro pascolava. Una bestia dall'impeto aggressivo, ispiratrice di miti e leggende, che ha permesso alla nostra specie di ricavare cibo per secoli, tanto da essere stata venerata come una divinità. Quella che ripercorreremo oggi è la sua avvincente storia, la storia del suo incredibile successo, dalla sua diffusione su interi continenti fino alla sua tragica estinzione per mano dell'uomo. Sfogliate con noi le pagine del passato, tornando ai tempi in cui il mondo era avvolto dalla morsa dei ghiacciai, per scoprire insieme le origini dell'antenato scomparso degli odierni tori. Il maestoso, il misterioso Uro. Prima di iniziare, vi ricordiamo di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale, commentare e seguirci sui nostri social come Instagram e TikTok. Link in descrizione. La nostra storia comincia 2,5 milioni di anni fa. Siamo agli albori del Pleistocene, l'epoca in cui ebbe inizio la famosa era glaciale. Mentre i primi mammut arrivano nel sud dell'Europa, in India fanno la loro comparsa i primi rappresentanti del genere Bos, gli antenati della maggior parte dei bovini attuali. Saranno infatti animali come questi, gli antenati di Bos Primigenius, il leggendario Uro. Come tutti i ruminanti, gli Uri possedevano forti mascelle e 4 enormi stomaci che gli permettevano di nutrirsi di una vasta gamma di vegetali, caratteristica molto vantaggiosa in un'epoca di grandi mutamenti ambientali. È proprio per riuscire a sopravvivere in paesaggi sempre più freddi che gli Uri, come molti altri grossi erbivori loro contemporanei, erano in grado di sviluppare annualmente un folto manto lanoso, utile per sopravvivere alle temperature più basse. Inoltre, la loro struttura corporea era notevolmente robusta, con un peso che poteva sfiorare la tonnellata e un'altezza di 1,80 m al garrese nei maschi più grandi. Per fare un paragone, oggi la maggior parte delle razze bovine domestiche non supera 1,5 m al garrese, rendendo gli Uri degli animali dalle dimensioni impressionanti, tra i più grandi rappresentanti del loro genere. Ma c'è di più. Una voluminosa gobba supportata dai lunghi processi delle vertebre cervicali e toraciche conferiva a queste creature un aspetto ancora più imponente. Nonostante ciò, la loro corporatura doveva apparire piuttosto snella e tonica, riuscendo dunque ad essere molto pesanti ma allo stesso tempo molto agili. Adattamento utile per combattere i predatori. Ma quello che rendeva pericolosi questi enormi bovini non erano soltanto le dimensioni, bensì ciò che questi animali possedevano al di sopra del loro immenso capo: le corna. Lunghe fino a 80 cm, le corna degli Uri possedevano una peculiare curvatura in avanti a forma di lira, rendendole non solo molto più grandi di quelle della maggior parte dei bovini attuali, ma soprattutto degli strumenti di offesa notevoli contro gli avversari. Le ferite che oggi i toreri si procurano durante le violente corride spagnole sono un ottimo esempio di cosa dovesse significare essere caricati da un Uro inferocito pesante il doppio dei tori impiegati nelle arene. Tutte queste caratteristiche rendevano gli Uri delle vere fortezze viventi contro la maggior parte dei carnivori del loro tempo, come lupi, leoni o iene. Con il continuo susseguirsi dei cambiamenti climatici,
i primi Uri furono costretti a spostarsi dalle loro zone di origine verso territori differenti, dimostrandosi tra i ruminanti di maggior successo dell'ultimo mezzo milione di anni. Queste costanti migrazioni e mescolamenti tra popolazioni permisero agli Uri di originare diverse sottospecie, distribuite in gran parte del vecchio mondo ed adattate molto bene ad una vasta gamma di habitat. Dai resti fossili rinvenuti sappiamo infatti che l'Uro era diffuso su tutto il continente europeo, dalle coste della Grecia ai boschi dell'Inghilterra. In alcune isole del Mediterraneo diede persino origine, grazie all'isolamento, a popolazioni di dimensioni minori, con esemplari molto più bassi dei colossi continentali. Come se non bastasse, l'Uro era molto comune anche in Asia e nel Nord Africa. Dai deserti del Marocco e dell'Egitto, fino alle regioni dell'estremo oriente, come la Cina e la Corea. Tutto questo rese l'Uro probabilmente non solo uno dei bovini più diffusi del pianeta durante l'era glaciale, ma in generale uno dei mammiferi erbivori più diffusi del suo tempo. Grazie a questa notevole adattabilità, gli Uri furono tra i pochi rappresentanti della megafauna a sopravvivere alla fine del Pleistocene. Per queste ragioni conosciamo di questi ruminanti tutta una serie di caratteristiche che a noi non sarebbero mai arrivate dalle sole analisi dei resti fossili, specialmente per quanto riguarda gli esemplari europei. Secondo alcuni resoconti storici, gli Uri erano creature altamente aggressive e facilmente suscettibili, con un acuto senso della vista e dell'olfatto. Ciò gli permetteva di scorgere ed attaccare rapidamente ogni possibile minaccia. Fonti attendibili raccolte in Polonia testimoniano come a volte i combattimenti tra maschi rivali potessero rivelarsi estremamente violenti e sanguinosi, portando in alcune occasioni alla morte di uno dei due contendenti. Non erano animali particolarmente sociali. Per buona parte dell'anno, infatti, gli Uri trascorrevano la loro vita in solitudine o in piccoli gruppi, per riunirsi poi in branchi più numerosi verso settembre, per via della stagione degli amori, e durante l'inverno, per difendersi dal clima gelido. Un altro aspetto che conosciamo molto bene degli Uri è il loro colore. Sappiamo infatti che questo variava sia in base al sesso, sia in base all'età dell'individuo. I maschi presentavano un manto scuro e una caratteristica striscia bianca che gli solcava la schiena, mentre le femmine avevano una colorazione più tendente al rossiccio, caratteristica tipica anche dei vitelli e di alcune popolazioni africane. Oltre a questo, le femmine erano più basse di circa 30 cm rispetto ai maschi e la curvatura delle loro corna tendeva ad essere meno pronunciata. Come molti altri grandi mammiferi del Pleistocene, anche gli Uri erano cacciati dai nostri antenati preistorici. Vista la loro taglia, gli Uri dovevano essere prede molto ambite dai cacciatori, e date le evidenti difficoltà dell'abbattimento, ogni uccisione veniva probabilmente celebrata ancora di più rispetto a quelle di altri animali. Le grandi dimensioni, il corpo massiccio ma allo stesso tempo elegante, le corna curve e soprattutto il carattere feroce, potrebbero aver suscitato in questi uomini un possibile senso di adorazione verso l'Uro. Nelle profonde caverne francesi di Lascaux sono tutt'oggi visibili le tracce, datate a circa 20.000 anni fa, dei sentimenti atavici che legavano l'uomo a questi animali. Gigantesche figure di tori che sorgono come congelati in una danza eterna sulle alte pareti rocciose. In assoluto, le pitture più grandi e maestose presenti in queste grotte. Rappresentazioni pittoriche di questo genere fanno intendere quanto queste creature fossero importanti per gli uomini dell'epoca. Con il passare dei millenni, alcune popolazioni umane che abitavano il vicino Oriente si resero conto dei vantaggi che si potevano avere mantenendo sotto controllo le mandrie più docili e socievoli di questi bovini all'interno di appositi recinti posti vicino ai villaggi. Non sappiamo con certezza come avvenne tutto questo, ma circa 10.000 anni fa, proprio come era accaduto molto prima con i lupi, anche gli Uri vennero addomesticati dai nostri progenitori.
Più il tempo passava e più le tecniche di allevamento si perfezionarono, e con esse anche l'utilizzo che si faceva degli uri. Già durante l'età del rame, per esempio, i bovini domestici venivano utilizzati per trainare i primi aratri, facilitando l'agricoltura. Oltre che per la carne, si scoprì che il latte ricavato da questi animali poteva essere un'importante fonte di nutrimento, sia appena munto che con i suoi derivati come il formaggio. Nonostante questi uri fossero stati ormai soggiogati dall'uomo, la curiosità e il fascino verso di loro non avevano cessato di esistere nell'inconscio dei nostri antenati. La possente figura del sacro toro, fiero, nobile ma violento, massima espressione dello spirito selvaggio di madre natura ed incarnazione mortale degli dèi su questa terra, rimase radicata nell'immaginario umano per millenni. Grazie ai continui scambi commerciali e all'invenzione delle prime grandi imbarcazioni, il culto del toro comparve e si diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo. In Egitto era rappresentato da Api, divinità che si reincarnava continuamente nei comuni tori da pascolo. Quando ne veniva trovato uno con le stesse fattezze attribuite al dio, lo si ricopriva di sgargianti decorazioni e lo si utilizzava come oracolo. La sua importanza era tale che alla sua morte venivano celebrati gli stessi riti funebri di mummificazione riservati ai faraoni. Addirittura si ritiene che l'origine della nostra lettera A sia da ricercarsi nei tori egizi. Il geroglifico raffigurante la testa di bue, riadattato e stilizzato nel corso dei secoli, avrebbe dato origine alla forma che ha la vocale al giorno d'oggi. A più di 1000 chilometri di distanza dall'Egitto, in Grecia e nell'isola di Creta, il toro assunse il simbolo di massima virilità, venendo spesso accostato con divinità quali Zeus e Dioniso. Sempre in queste regioni, i tori trovarono spazio pure negli sport. La cosiddetta tauromachia vedeva il pericoloso gesto atletico di alcuni giovani che, afferrandolo per le corna, saltavano sopra un grosso toro infuriato nel mezzo di un'arena. Ma il toro era venerato anche nel Mediterraneo occidentale. L'antica civiltà nuragica, fiorita in Sardegna, non solo decorava gli elmi e le prue delle navi con forme simili a corna, ma ergeva anche grandi tombe collettive la cui pianta riproduceva proprio la forma di gigantesche teste taurine. Persino i romani avevano assimilato il culto del toro, e quando Giulio Cesare attuò la conquista della Gallia, scoprì con sorpresa che l'uro era una componente fondamentale della cultura dei Celti che abitavano le buie foreste del nord. La caccia alle mandrie di uri rimaste selvatiche rappresentava infatti il passaggio dall'adolescenza all'età adulta per i giovani dei villaggi. Cesare rimase talmente impressionato dalla potenza di questi ruminanti che vi dedicò un'accurata descrizione nel suo De Bello Gallico. Egli scrisse: «Sono molto forti, estremamente veloci, non risparmiano né uomini né animali che abbiano scorto. I germani si danno molto da fare per catturarli per mezzo di fosse e poi li uccidono. I giovani si temprano e si esercitano in queste fatiche e genere di cacce». Per millenni interi, l'immagine del toro sacro rimase una figura di fondamentale importanza nella maggior parte delle culture e delle religioni presenti attorno alle sponde del Mediterraneo. Tuttavia, in natura la situazione era ben diversa. Il mescolamento con i capi domestici stava danneggiando pesantemente le popolazioni di uri selvatici. Infatti, già da prima della nascita delle grandi civiltà, i tori domestici stavano cominciando a differire dai loro cugini non solo nel comportamento più docile, ma anche nell'aspetto esteriore. La selezione artificiale aveva permesso l'allevamento di esemplari dalle corna più piccole, dal corpo più tozzo e dall'altezza inferiore, differenziandosi così sempre di più dai loro antenati. Ma il peggio doveva ancora arrivare. La caccia e l'intensivo deturpamento dell'habitat avevano ufficialmente decretato il declino dell'uro. Gli ultimi uri dell'Asia scomparvero definitivamente attorno al 1800 a.C., mentre in Africa le mandrie sopravvissute trovarono la loro fine agli inizi del Medioevo.
La graduale estinzione dell'Ure in Europa centrale avvenne invece più tardi, in concomitanza con il disboscamento di ampi tratti forestali tra il IX e il XII secolo. Il forte aumento della popolazione umana ebbe di fatto un ruolo decisivo nella scomparsa di grandi foreste europee e dei loro abitanti. Soprattutto in estate, l'Uro preferiva stabilirsi in ambienti umidi, come paludi o valli fluviali, tutti territori che vennero prediletti anche dall'uomo, per via dell'agricoltura e per il bestiame. Fu proprio l'allevamento a giocare un ruolo fondamentale in questo senso. I capi domestici venivano fatti pascolare nelle stesse zone favorite anche dagli Uri, costringendoli a cercare nuovi territori dove nutrirsi. Nel XIII secolo le ultime popolazioni di Uro abitavano ancora l'Europa orientale e, data la loro maggiore rarità, divennero una preda cacciata esclusivamente dai nobili di quelle regioni. Durante la seconda metà del 500, l'ultimo branco conosciuto di Uri, situato nella foresta di Jaktorów, in Polonia, era costituito da poco più di 50 capi, numero che si ridusse velocemente con il passare del tempo. Nonostante i tentativi del governo polacco di monitorare la specie e di salvaguardarla il più possibile, in soli 30 anni la popolazione scese drasticamente per lo scoppio di un'improvvisa epidemia, tanto che agli inizi del 600 si contavano solamente 4 esemplari. Una delle più straordinarie specie animali del vecchio mondo, un tempo diffusa dallo stretto di Gibilterra fino alla penisola coreana, ormai era sul punto di estinguersi per sempre. Nel 1627 anche l'ultimo Uro, una vecchia femmina, morì per cause naturali, diventando il primo caso dichiarato di un animale estinto a causa dell'uomo. Per diverso tempo si è pensato che questa fosse la tragica fine dell'Uro. Tuttavia, nuove scoperte potrebbero indicare una data più recente per l'estinzione di questa specie. Il ritrovamento nel 2020 di un corno in Bulgaria ha rivelato la possibile sopravvivenza dell'Uro fino al XVIII secolo. Non sappiamo per quanto tempo sopravvisse quest'ultima popolazione, ma una cosa è certa. L'Uro oggi è scomparso e la causa è soltanto nostra. I suoi discendenti domestici, castrati, maltrattati negli allevamenti intensivi e nelle corride, sono soltanto l'ombra di quello che rappresentava una volta per noi l'Uro. Il toro, un tempo il più potente degli dei, è stato detronizzato. Ciò nonostante, esistono ancora speranze di rivedere mandrie di Uri pascolare quantomeno nelle vallate europee? Una serie di esperimenti, attuati fin dalla Seconda Guerra Mondiale, hanno puntato a riportare in vita l'Uro, incrociando tra di loro vari bovini domestici con caratteristiche simili a quelle dei loro antenati estinti. Stiamo parlando di razze rustiche, rimaste pressoché intoccate dai lunghi processi selettivi a cui sono state sottoposte le altre popolazioni, tra cui spiccano, per esempio, i feroci tori da combattimento spagnoli e i massicci tori maremmani della Toscana. I risultati di questi incroci, tuttavia, per quanto esteriormente possano ricordare l'Uro, geneticamente non sono molto diversi dalle altre razze bovine. L'intento di queste operazioni non sarebbe dunque quello di riportare in vita dei veri Uri. Creare dei loro surrogati sarebbe visto più come un modo di reintrodurre in natura dei bovini in grado di riempire la nicchia ecologica lasciata libera dagli Uri. Secondo i responsabili di questi studi, introdurre negli ambienti europei degli animali di questo tipo gioverebbe all'ecosistema, in quanto riporterebbe in questi territori un equilibrio perso da tempo, per via della mancanza dei grandi mammiferi pleistocenici. Su questi progetti, comunque, vengono continuamente sollevate ovvie controversie etiche. A detta di molti, infatti, i mezzi, il tempo e il denaro impiegati per questi tentativi di de-estinzione
potrebbero essere meglio utilizzati per la conservazione di specie in pericolo, come il raro bisonte europeo. In un mondo ormai sconvolto da cambiamenti climatici sempre più drammatici, il mantenimento e il ripristino della fauna selvatica e degli habitat deturpati è essenziale per la sopravvivenza non solo nostra, ma dell'incredibile varietà ecologica di cui gode il nostro pianeta. Ogni anno si stima che i grandi allevamenti intensivi rilascino nell'aria più del 14% di tutto il gas serra emesso nell'atmosfera, aggravando notevolmente il riscaldamento globale. Abbiamo visto come l'uro, l'antico bue primigenio, si sia evoluto e diversificato, diventando una delle creature più importanti per la nostra specie. In tutto questo tempo, sia noi che i grandi bovini siamo cambiati. La cultura stessa di molte regioni del mondo probabilmente sarebbe diversa senza tutte le tradizioni popolari legate a questi animali. L'insolenza e la superbia che hanno caratterizzato la nostra specie durante gran parte della sua storia hanno causato la scomparsa non soltanto di questa singola creatura, ma di tantissime altre fin dalla preistoria. Soltanto cambiando il nostro modo di vivere e prediligendo cibi e risorse più sostenibili si riuscirà a fare realmente la differenza. Il potente spirito delle foreste primordiali potrà forse insegnarci ancora un'ultima lezione per salvare il nostro fragile giardino dell'Eden.